Buon pomeriggio, ben ritrovati a linea diretta in questo primo spazio. Ringrazio di essere qui con noi il professor Alessandro Natali, andrologo. Buonasera, ben Vedremo in trovata. questo momento di emergenza sanitaria quali sono alte emergenze, le emergenze per esempio che riguardano l'andrologia, perché insomma spesso dimentichiamo che anche le altre patologie vanno avanti, non c'è soltanto il Covid. Questa è una riflessione che dovremmo fare, poi ne parleremo in maniera più approfondita. Nel secondo spazio invece ci sarà con noi l'avvocato Saverio Crea, anche con lui apriremo un ampio spazio dedicato sempre alla sanità. Professor Natali, grazie intanto per essere qui con noi. Grazie a lei, come Parlavo sempre. di urgenze, l'urgenza in questo caso ovviamente di andrologia, perché insomma spesso dimentichiamo in questo periodo che ci sono Brava, altre patologie. assolutamente, è proprio un messaggio che deve passare, cioè nel senso che purtroppo la pandemia ormai da 9 mesi, 10 mesi, ci condiziona da tutti i punti di vista. Però quello che non condiziona è le malattie, cioè nel senso che tutte le altre malattie, tutte le altre necessità in ambito medico, da un punto di vista sanitario, non è che siccome c'è la Covid-19, magicamente spariscono, anzi, Certo. sono sempre presenti. E a volte può succedere che necessariamente, avendo ormai la sanità dal punto di vista della recettività indirizzato su pazienti cosiddetti Covid e pazienti non Covid, diciamo, a volte ci si trova, soprattutto nei pronto soccorso, a situazioni dove le patologie urgenti a 360 gradi, che possono riguardare l'apparato urinario, come l'apparato polmonare, come l'apparato intestinale, e vengano a volte purtroppo disattese in termini di priorità di attenzione medica, proprio perché di fronte a questa situazione di Covid-19 che in un certo senso rallenta certe attenzioni mediche che anche noi dobbiamo necessariamente avere. Ecco, questo è un messaggio, questo argomento che lei giustamente ha detto, le urgenze in andrologia, è un messaggio che cerca di spezzare una lancia e dire: benissimo, abbiamo la Covid-19, ci mancherebbe. Siamo tutti da questo punto di vista sensibili a questa situazione, ma non Infatti. dimentichiamoci, soprattutto noi medici e i pazienti per la loro parte, che esistono altre patologie e nella fattispecie le emergenze in andrologia, come stava dicendo lei, Ecco, diciamo. quali sono le patologie in andrologia che richiedono un intervento te È tempestivo? tempestivo, proprio, ha usato il termine giusto, tempestivo. Due grosse patologie richiedono, dal punto di vista interventistico in andrologia, una tempistica estremamente rapida, e sono la torsione del testicolo e le orchi epididimiti, che sono due quadri ben chiari nell'ambito della patologia, che possono colpire un po' tutte le fasce di età in ambito maschile, anche se magari la torsione del testicolo o del funicolo spermatico è più di pertinenza magari dell'età giovanili, e le orchie epididimiti dell'età media e eventualmente avanzata, ma sono due situazioni di emergenza andrologica Cosa vuol queste. dire torsione del testicolo e di cosa si tratta? Quali sono anche i Dunque, sintomi? torsione del testicolo è un'evenienza che rientra appunto nell'ambito delle urgenze andrologiche, dove il sintomo è rappresentato dal dolore acuto che il paziente ha nell'area testicolare.
Quindi quando insorge repentinamente, soprattutto in un ragazzo giovane, perché è soprattutto nei ragazzi giovani che abbiamo la torsione del testicolo, un dolore acuto a livello del testicolo, non bisogna indugiare e correre subito al pronto soccorso. Ma perché? Perché, per spiegare questo, dobbiamo risalire un pochino anche alla anatomia del testicolo e della sua posizione nella sacca scrotale. Allora, ricordiamoci che il testicolo nasce nell'addome, in pancia, e poi al momento dello sviluppo intrauterino, in una fase ben precisa, tende a scendere nella sacca scrotale. Ecco, discendendo nella sacca scrotale, poi si fissa a livello del testicolo, però è una struttura mobile, non per niente nasce in pancia, come si suol dire, e poi si va ad allocare all'esterno, diciamo. Prendiamo la telefonata, sì. Pronto? Pronto, buon pomeriggio. Pronto? Sì, pronto. Buon pomeriggio, da dove chiama? Buon pomeriggio a lei, stavo seguendo la trasmissione e complimenti. Grazie. Da dove ci sta chiamando? Da Napoli. Da Napoli? Sì. Bene, qual è la sua domanda? Sì, senta, io volevo fare una domanda al professor Natali. Prego. Allora, professore, io ho un ragazzo di 27 anni e da piccolo, all'età di 4 anni, è pneumotite. Sì. Ora ci siamo ritrovati a fare un'ecografia perché aveva dei problemi, ragazzo, e gli era diagnosticato un'atrofia testicolare sinistra, cioè un testicolo atrofico, sì. E gli hanno detto che bisogna toglierlo assolutamente e che potrebbe compromettere il testicolo che è funzionale. Infatti ho fatto pure una analisi spermatica ed è risultata non buona questa mobilità del sistema cosiddetto, ci hanno detto. E quindi adesso noi ci ritroviamo, siamo a Careggi, a Firenze, sì, dobbiamo fare, il ragazzo deve essere sottoposto a questo intervento, ma è necessario secondo la sua opinione? Allora, prego, okay, sì, può ascoltare la risposta magari al televisore così le è più chiara, grazie. Sì, allora, una domanda molto precisa del nostro telespettatore. Allora, ci troviamo in una situazione in cui il figlio del nostro telespettatore, in età giovanile, ora ha 27 anni, ma in età verisimilmente adolescenziale, ha avuto quello che ho definito, insieme alla torsione del testicolo, l'altra causa dell'urgenza urologica, cioè le orchie epididimiti, cioè un'infiammazione al testicolo. Il testicolo, ricordiamo, è formato dalla gonade vera e propria e dall'epididimo, e che è quella struttura al di sopra del testicolo attraverso la quale passano gli spermatozoi. Quando queste due strutture vanno incontro ad un processo infiammatorio, il termine medico per delineare questa situazione è orchie epididimite. Quindi verisimilmente il figlio del nostro telespettatore in età adolescenziale ha avuto un aspetto infiammatorio a questo livello, molto probabilmente non curato in maniera adeguata, e questo ha comportato con il passare del tempo la progressiva atrofia del testicolo. Cosa vuol dire? Che il testicolo, con il passare del tempo, a seguito di questo processo infiammatorio, è andato progressivamente incontro ad una riduzione del suo volume, perché progressivamente è arrivato sempre meno sangue a livello del testicolo stesso. E ora il quesito che il nostro telespettatore ci pone è quello: mi hanno detto che questo testicolo va tolto o andrebbe tolto per evitare danni anche all'altro testicolo. Allora, questo è un concetto giusto, perché ora sarebbe lungo addentrarsi sugli aspetti proprio tecniche, però il concetto che i nostri telespettatori devono recepire è questo.
Quando un testicolo viene danneggiato, in qualche modo si formano degli anticorpi che normalmente ci dovrebbero difendere, gli anticorpi. Ebbene, questi anticorpi invece in questa situazione particolare vengono a formarsi e vanno ad aggredire l'altro testicolo, il testicolo sano. Quindi è un processo autoimmune, come si suol dire, cioè nel senso che il nostro sistema immunitario, invece di difenderci, attacca delle nostre strutture. Quindi il concetto che hanno detto al nostro telespettatore è giusto e corretto. Quindi la rimozione di quella gonade, che fra l'altro in questo momento non è funzionale perché è ridotta ai minimi termini, il nostro telespettatore ce l'ha detto anche perché il figlio ha fatto una ecografia che testimonia la, diciamo, la morte, chiamiamola così, di questo testicolo, la rimozione deve essere fatta per evitare e salvaguardare l'altro testicolo. È un intervento molto semplice che viene fatto in day hospital, quindi da questo punto di vista nessuna ambascia e nessuna preoccupazione. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Vorrei fare una domanda al professor Natali. Prego, prego. Prego. Senta, mi chiamo Marco, telefono qui da Prato, 56 anni. Sì. E tanti anni fa fui operato di un idrocele. Sì. A Carigi. E niente, operato di questo idrocele perché era molto voluminoso. Sì. Però nel tempo, nell'andare del tempo, mi è rimasto un po' il testicolo gonfio. Sì. Ho fatto vedere al mio medico, sono stato da un urologo e mi hanno detto che non c'è niente, ho fatto un'ecografia, non risulta niente, per fortuna ho rifatto una seconda ecografia, non risulta niente, e vorrei sapere da lei se è possibile che, avendolo avuto molto voluminoso e avendo ritardato l'intervento, perché giustamente ero più giovane, avevo anche un po' di paura, può essere che mi sia rimasto un pochino gonfio. Aspetto la risposta e la saluto tanto, arrivederci. Bene. Buonasera. Allora, sono domande molto precise. Sì, domande molto precise dei nostri telespettatori. Abbiamo colpito l'argomento. Sì, l'argomento è interessante. Allora, sì, dunque, allora, la situazione è quella di base di un idrocele che non rientra nelle urgenze urologiche. Idrocele vuol dire raccolta di liquido intorno al testicolo, perché ricordiamo il nostro testicolo ha un sistema, chiamiamolo così, tampone all'interno della sacca scrotale per permettere appunto i movimenti di cui avevamo detto, rappresentato da un liquido che permette di attutire eventuali colpi, traumi a cui il testicolo possa andare incontro. Bene, quando aumenta la quantità di questo liquido, il termine medico per indicare questa malattia è idrocele, quindi vuol dire un aumento di questo liquido nella sacca scrotale, e a volte può raggiungere delle quantità considerevoli, diciamo, si può accumulare anche diversi litri di liquido nel testicolo, quindi abbiamo anche dei voluminosissimi idroceli, soprattutto in persone più anziane. Però il nostro telespettatore ci ha detto che era stato operato molto probabilmente di un idrocele congenito da giovane. Quindi per una raccolta di liquido che si era formata in età giovanile, e magari ha un po' ritardato l'intervento, ci ha detto per paura e quant'altro, e quindi questo liquido forse si è accumulato in maniera un po' eccessiva nella sua sacca scrotale e può aver determinato un pochino di infiammazione a livello del didimo e dell'epididimo, che ricordiamo sono quelle due strutture che possono andare incontro a infiammazione, e quindi pur avendo risolto chirurgicamente il problema, è ovviamente un pochino di sofferenza a queste strutture è rimasta, e quindi ecco perché il volume un pochino aumentato di queste strutture. Però ci ha detto il nostro telespettatore che, avendo fatto un'ecografia ed una consulenza urologica, il collega lo ha assolutamente tranquillizzato, quindi nessun tipo di problema. Pronto? Pronto? Pronto. Buonasera, da dove chiama? Sì, sono da Salerno.
Prego. Buonasera. Potrei fare la domanda al professore? Prego. Sì, buonasera, è professore, diretta. Volevo chiederle una cosa. Io sì? ho 62 anni. Sì? Ah, sì. E mi hanno diagnosticato un'ipertrofia prostatica benigna. Sì? E il dottore mi ha fatto un'ecografia e ha detto che la prostata è un po' ingrossata, però di non preoccuparmi perché non è una cosa, diciamo, grave. E sì? mi ha dato delle pillole dell'Oxatral. Sì. Però mi ha detto questo Oxatral te lo devo prendere a vita. Sì. È come quando uno ha un problema di pressione, ha detto, sì? devi prendere la pillola a vita. Sì? E questo ti consente di urinare meglio. Rilassa il muscolo della vescica e quindi ti conviene prenderlo a vita, altrimenti devi poi col tempo venire ad essere operato. Sì. Questo volevo capire se era possibile questa operazione oppure bastava così, insomma, sta cura. Ha bisogno di fare altre domande no. al nostro telespettatore? No, no. Allora può ascoltare magari la risposta al televisore, d'accordo? Buonasera. Grazie. Grazie a lei. Allora, l'argomento della domanda riguarda l'ipertrofia prostatica benigna, cioè l'ingrossamento della prostata legato all'età. E ne abbiamo parlato sempre, molto ne abbiamo tante volte parlato da questi suoi microfoni. E allora, il quesito del nostro telespettatore è molto chiaro e preciso. Lui ha un ingrossamento della prostata, che ricordiamo è una situazione fisiologica, cioè per noi uomini con l'età questa ghiandola che abbiamo sotto la vescica tende a ingrossare e a darci tutta una serie di disturbi delle basse vie urinarie, che possono andare dall'aumentata frequenza urinaria durante il giorno, la notte, la diminuita forza del getto, cioè tutta una sintomatologia di disturbi delle basse vie urinarie. Questa situazione oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, può essere tenuta sotto controllo con terapie di carattere medico, e il farmaco che ci ha ricordato il nostro telespettatore è uno di quelli che viene normalmente usato per controllare la sintomatologia dell'ipertrofia prostatica benigna. Però è giustissimo quello che è stato detto dal collega, che per tenere sotto controllo i disturbi dell'ingrossamento della prostata, questo è un farmaco che deve essere preso quoad vitam, come si dice, cioè per tutta la vita, come giustamente se uno ha la pressione alta deve prendere la sua pasticchina per tenere sotto controllo la pressione. Il farmaco in questione non crea nessun tipo di effetto collaterale, per cui può essere preso tranquillamente per tutta la vita da parte del nostro telespettatore e di qualsiasi paziente ne faccia eventualmente uso. Allora, facciamo un passo indietro e torniamo un po' al nostro argomento principale della puntata di oggi. Parlavamo appunto della torsione del testicolo, si è detto, insomma, sì, è solitamente più frequente che venga nel ragazzo giovane. Sì, questo perché? Perché, come le ho detto, come stavo dicendo, essendo il testicolo un organo intraaddominale che poi viene ad essere alla nascita ritrovato nella sacca scrotale, ecco, ovviamente è un organo dinamico, come dico io. Difatti a volte possiamo avere il classico testicolo in ascensore. Cosa vuol dire testicolo in ascensore? Fa ridere la terminologia, però l'ascensore rende l'idea. L'ascensore è quella struttura che va in su e in giù. Ecco, a volte può succedere che il testicolo, proprio perché è in una struttura di carattere muscolare, soprattutto nelle persone molto ansiose, emotive e perché si espongono ad esempio anche alle basse temperature, tenda a risalire nella sacca scrotale e a scomparire, a risalire in addome e a scomparire dalla sacca scrotale. Ecco, quindi essendo un organo mobile può succedere che a volte abbia delle torsioni sul suo asse, diciamo, e questo è una cosa che deve essere rapidissimamente diagnosticata, perché dal momento in cui insorge una torsione abbiamo al massimo 6 ore di tempo
tempo per intervenire eventualmente anche chirurgicamente per detorcere il testicolo e, salvarlo, perché se passano queste sei ore si possono avere dei danni irreversibili nella gonade che possono poi segnare il futuro della fertilità del ragazzo, diciamo. Pronto? Pronto. Buonasera, da dove chiama? Pronto? Sì, pronto, la sentiamo benissimo. Siamo da Arezzo. Sì, prego, buonasera. Qual è la sua domanda? Bene. Io, professor Natali, mi sono operato di un tumore alla prostata da 10 anni. Sì. E il professore, il mio però, mi disse che era andato tutto bene. Sì. Però nell'andare degli anni il PSA è ricresciuto. Sì. E ho fatto una terapia con l'enantone 11 e 25. Sì. Una terapia ormonale. Sì, sì, sì. Qual è la domanda? Ora, il professore me l'ha sospesa. Sì. E il PSA è ritornato a livelli non soddisfacenti. Sì. Secondo lei devo continuare, per quanto si può continuare, che effetti collaterali che ha? Grazie. Certo, quanti anni ha, mi scusi? Quanti anni ha? Ora 80, ma quando... 80, no, mi interessava. Buonasera, ora. Grazie. Bene. Allora, la domanda del nostro telespettatore riguarda il problema del tumore alla prostata. Il nostro telespettatore è stato operato e questo fantomatico PSA, che è il marcatore, diciamo, della funzionalità della prostata, a distanza di 10 anni si è verosimilmente rialzato. Quindi vuol dire che qualche cellulina tumorale è andata in circolo. Quindi giustamente è stato utilizzato un farmaco, perché il tumore alla prostata, essendo un tumore ormonosensibile, viene bloccato anche nella sua ripresa di malattia da la serie di farmaci che il nostro telespettatore ci ha ricordato. Gli era stato sospeso e ora il PSA si è rialzato, diciamo. Verosimilmente il mio consiglio sarebbe di ricontattare il collega urologo, perché a questo punto quel farmaco dovrà essere continuato, penso, da parte del nostro telespettatore, e sono farmaci, nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto nella fascia di età del nostro telespettatore, che non creano effetti collaterali importanti più di tanto, diciamo. Allora, okay. Noi volevamo proseguire ovviamente, certo, con anche l'altra patologia di cui si è accennato, delle orchie epididimite. Però abbiamo pochissimo tempo, quindi insomma, mi dispiace poi lasciarlo a me. Sarò telegrafico. Riprenderemo la prossima puntata, magari in maniera più un pochino approfondita. Più diffusa. Intanto, ecco, che quali sono i segnali che dà? Allora, però in parte ho già risposto rispondendo alla prima domanda del nostro telespettatore. Allora, l'orchia epididimite è l'altra grande causa di urgenza urologica, legato a aspetti infettivi infiammatori del testicolo. Di solito è legato ad infezioni batteriche. Possono essere più frequenti in età più avanzate, diciamo, però anche come in età giovanili. Abbiamo visto il figlio del nostro telespettatore, ad esempio, è molto frequente la orchia epididimite di natura parotitica, cioè legata al virus della parotite. Gli orecchioni, diciamo, che se presi in età post-puberale, quando le nostre nonne dicevano scendono ai testicoli, possono creare dei danni. Ecco perché quando c'era 5-6 ragazzini che verso i 5-6 anni avevano gli orecchioni, li mettevano tutti nello stesso stanzone, così tutti prendevano la parotite, e siccome veniva in questo modo ci si immunizzava, non si rischiava che una volta diventati grandi avessero l'orchite con il seccaggio dei testicoli, come si diceva nelle civiltà rurali di un tempo.
Però ecco, l'orchiepididimite si manifesta come dolore. Ecco perché, siccome sia la torsione del testicolo che l'orchiepididimite si manifestano come un dolore acuto a livello testicolare, quando un giovane, una persona adolescente, ma anche un adulto ha un dolore acuto a livello del testicolo che non passa, corra al pronto soccorso, perché sia che si tratti di un'orchiepididimite che sia che si tratti di una torsione del testicolo, bisogna intervenire rapidamente sia con terapie di carattere medico se è un'orchiepididimite, sia con terapie di carattere chirurgico se è una torsione del testicolo, in tempi rapidissimi. Spero di essere stato rapido. Assolutamente sì, anche solo per diciamo evitare che siano quelli, insomma, anche solo ecco, per... perché uno va al pronto soccorso, gli viene fatto subito una ecografia e con l'ecografia si ha la diagnosi immediatamente. E infatti, quindi non dobbiamo aver paura di andare al pronto soccorso nemmeno in questo momento, anche se cerchiamo di evitarlo per cose banali, insomma. Ma queste non sono assolutamente cose banali. Grazie professor Natali per essere stato con noi. Noi ci fermiamo, ma solo per qualche istante, lo sapete, guardiamo che tempo farà domani, i consigli pubblicitari, e poi saremo di nuovo in diretta con voi.